Allora, la prima di sicuramente voglio un appello per la liberazione delle due ragazze arrestate della Rotava. Beh, ma questo è troppo facile. Noi così stiamo sempre, sempre con tutti quelli che hanno bisogno di essere riconquistati alla libertà, quella che parlava con te. La prima molla della nostra politica. E poi la seconda è questa, quest'area di rivolta di cui hai parlato. In questo momento, in Italia, l'Italia, Henry De Luca dice che la rivolta non è un vento per l'Italia. La rivolta, l'Italia è resistente ma non è rivoluzionaria. La rivolta non è né l'una né l'altra, non è né la resistenza né la rivoluzione. La rivolta è un moto spontaneo che può avere molte forme, anche molto diverse tra di loro, ma che in comune ha il rifiuto di quello che si presenta come l'ineluttabile ordine esistente. Questo rifiuto di chi si sente spogliato, senza più diritti, senza più potere di intervento, senza più essere parte di un processo democratico. Quando questo elemento viene tolto, quando viene tolto la tua possibilità di influire sulle scelte del potere, allora può scoppiare la rivolta in tutte le forme possibili. Questa aria è ciò che può fare rinascere la politica. Grazie.